Benvenuti a Donne di Fede. Anche oggi racconteremo una storia di una donna che ha incontrato Gesù. Raccontiamo tante storie ed è vero che tante di queste hanno in comune dei dolori e delle gioie. Tutte però possono testimoniare che i loro occhi hanno guardato in modo diverso le circostanze quando hanno incontrato una persona speciale che è Gesù. E quando i nostri occhi guardano con gli occhi di Gesù, sicuramente tutto quello che ci circonda può apparire in un modo totalmente diverso. E la fede fa questo miracolo, ci fa vedere le circostanze intorno a noi come opportunità, anche quando sono momenti dolorosi, anche quando sono momenti incomprensibili. E oggi abbiamo l'onore di ascoltare la testimonianza di una giovane donna che ha deciso di affidarsi completamente nelle mani di Gesù. L'unico che l'ha amata veramente, l'unico che l'ha guidata, che non l'ha lasciata mai, nemmeno un secondo della sua vita. Le persone possono abbandonarci, possono lasciarci un vuoto incolmabile, possono addirittura creare dentro di noi un senso profondo di smarrimento, ma non c'è persona che si sente smarrita dal momento in cui affida la sua vita a Gesù. E sono sicura che c'è qualche donna oggi che deve ricevere un messaggio particolare, perché la storia di oggi è la storia di una donna che è stata letteralmente ferita nel profondo del suo essere ed è stata fasciata, curata e guarita da Gesù. Infatti la puntata di oggi è un cuore risanato. Anche tu pensi di avere un cuore che ha bisogno di cure? Anche tu pensi che forse il tuo cuore è a pezzi, è in polvere, che tutti l'hanno maltrattato? Forse pensi che per te non c'è più speranza, non c'è più consolazione? Sappi che c'è Gesù che ha tanto da darti, tanto amore da darti, fino al punto di consolare e di guarire completamente il tuo cuore. Oggi abbiamo l'onore di ascoltare la testimonianza di Luana La Rosa, una donna che probabilmente hai conosciuto oppure hai sentito parlare di lei, ma ascolta bene il suo incontro con Cristo. Sicuramente sarà per te un momento di benedizione perché anche tu, attraverso la sua storia, potrai comprendere che se Dio ha fatto questo miracolo nella sua vita, se Dio è riuscito a consolare il suo cuore, se Dio è riuscito a ricostruire questo cuore, lo può fare anche per te. Quindi mettiti comoda, con un cuore connesso e ascolta bene la storia di Luana La Rosa. Eccola. Grazie Luana. Mannaggia, mi sono commossa dalle tue parole. Grazie a te per avermi invitata. Sei una donna bellissima perché brilli di Gesù, Luana. E ti chiedo subito di presentarti chi è Luana, in modo che chi ci sta seguendo, le donne di fede che stanno seguendo, possano comprendere ancora meglio. Prego. Io sono Luana, mi chiamo Luana La Rosa. Ho 36 anni e sono mamma di tre bambini meravigliosi, Marco, Giulia ed Emma. Loro sono un dono veramente che viene dal cielo. Dio ha permesso che li partorissi perché sapeva che dopo lui sarebbero state la mia più grande forza e la mia più grande vittoria. Ieri Luana era una ragazzina già da piccola molto fragile, molto sensibile e si sentiva anche poco amata. Crescendo ho fatto delle scelte di vita che mi hanno portato a peggiorare il mio stato emotivo e incontrando un matrimonio sbagliato che mi ha portato ad essere sempre più insicura e a sentirmi sempre più sola. E adesso la mia vita è cambiata. Da quasi 8 anni a questa parte ho conosciuto Gesù e è cambiata la mia mente, è cambiato il mio cuore, il modo di vedere la vita. Era Luana ieri e Luana oggi. Bene, Luana, scendiamo ancora nel profondo della tua storia. Come vivevi la tua vita senza Gesù? Cosa provavi? E cosa è cambiato quando poi hai incontrato Gesù? E raccontaci proprio il momento particolare dell'incontro con Cristo. Allora, Luana viveva come vivono purtroppo la maggior parte delle persone che non conoscono il Signore. Quindi io credevo di essere. Sì, ero una brava ragazza. Fondamentalmente provengo da una famiglia per bene, che mi hanno saputa veramente tanto educare. Di mia indole, non sono mai stata una persona
cattiva o che ha fatto qualcosa di sbagliato particolarmente. Quindi mi sentivo una giusta e vivevo pensando di vivere nel modo giusto, di fare la cosa giusta. Però, come ripeto, ero una persona molto, molto fragile e andavo sempre alla ricerca di qualcosa che mi colmasse un vuoto enorme che ho sempre avuto sin da bambina. In realtà Dio già mi aveva prescelta veramente dal grembo materno. E poi magari piano piano cercherò anche di riassumere e ricostruire un po' dalla mia nascita ad oggi. Poi, dopo un bruttissimo periodo, una bruttissima separazione matrimoniale, dove mi ha portato, ancora prima di divorziare, una pesantissima depressione che mi ha portato a attacchi di panico e istinti di suicidio. Poi è arrivato Gesù, Gesù è arrivato nel momento giusto, e nel tempo giusto, lui sapeva come doveva trarmi dalle macerie, perché era veramente il culmine della mia vita. Se non fosse intervenuto, io oggi non starei qui a poter fare la mamma ai miei figli. E questo ha cambiato completamente la mia vita, ha spezzato ogni legame che avevo e posso dire che sono nata, non rinata, sono finalmente nata all'età di 28 anni e Gesù si è presentato a me e ad oggi continuo il mio percorso col Signore. Ma chi ti ha parlato di Gesù? Allora, di Gesù mi ha parlato un fratello, un uomo che collaborava col mio ex marito a Napoli. Io sono nativa siciliana, però dai miei 18 ai 28 ho vissuto a Napoli, quindi nel cuore dell'entrata nella società di una giovane ragazza, ho vissuto questo lasso di tempo molto importante della mia vita, l'ho vissuto a Napoli. E malgrado ciò non avevo mai avuto qualcuno che mi venisse a parlare di Gesù. Poi sono rimasta incinta della mia terza bambina e sono dovuta tornare a Catania. Però in modo veramente soprannaturale questo ex collaboratore del mio ex marito, dopo 3-4 anni che mi mandava versi biblici sul telefonino, perché il mio ex marito lo aveva contattato col mio cellulare, lui si è salvato questo numero e da allora mi mandava ogni giorno un verso biblico, al che io chiesi al mio ex marito, dico: ma chi è questa persona? Dice: no, è un tipo strambo, è un mio collaboratore, ignoralo, bloccalo se ti dà fastidio. Però fondamentalmente non mi chiedeva nulla, non mi salutava, non cercava un approccio, mi mandava soltanto la parola di Dio che io ho ignorato fino al momento in cui poi Dio si è presentato alla mia porta e io ho iniziato un dialogo con questo fratello, ma già mi trovavo a Catania ormai. Wow, meraviglioso come Dio usa tutti i mezzi per raggiungere i suoi figli, quelli che sono già destinati, no? Quelli che il Signore già conosce come i suoi figli. Ed è bello pensare che il Signore muove i cuori. Questa persona poteva scoraggiarsi a mandare dei messaggi senza ottenere mai una risposta, un amen, un cenno. Poteva sembrare una forma di invadenza, però la sua insistenza, quel predica in ogni tempo, in tempo e fuori di tempo, ha conquistato il tuo cuore a Cristo. Quindi è successo che un momento, se ho ben compreso, un momento della tua vita dove tu ti sentivi particolarmente stanca, distrutta, a pezzi, hai preso in considerazione quei versi. E quindi cosa è accaduto? Hai cercato il Signore? Hai pregato nella tua cameretta? Come è accaduto che poi hai incontrato Gesù? Volevo precisare una cosa e poi rispondo alla tua domanda, proprio per dimostrare il soprannaturale di Dio, perché io sono una ragazza, ero una ragazza molto testarda, come un po' come si dice San Tommaso, se non vedo non credo. Lui sapeva come conquistare il mio cuore e l'ha fatto veramente in modo chirurgico e dettagliato. E questa persona che mi ha evangelizzata un paio di anni prima ha evangelizzato una ragazza col quale aveva avuto una relazione con il mio ex marito e che si è convertita a Cristo. Quindi prima ha evangelizzato e convertito lei e poi
e lo ha fatto con me. E questo l'ho scoperto molto dopo, quindi veramente una cosa che mi ha stupita tantissimo. E quello era stato un modo anche lei come allontanarsi dal mio matrimonio, perché conoscendo Gesù ha compreso di avere fatto un errore, quindi ha avuto questo senso di, come si dice, non mi viene il termine, ha compreso il suo errore e quindi si è allontanata dal padre dei miei figli e diciamo è continuato questo matrimonio dove poi è nata la mia seconda e terza figlia. Quindi era comunque tutto un proposito di Dio che dovevo avere i miei 3 figli, anche perché con la mia terza bambina Dio mi ha parlato in modo potente. Io ero incinta, avevo una bambina di 6 mesi, sono rimasta subito incinta, subito dopo aver partorito la mia seconda figlia. Avevo un bambino di 5 anni con attacchi di panico, io ero istinti di suicidio, e quando sono rimasta incinta, che non era previsto, Dio mi parlò con dei versi, e quelli sono stati i miei primi versi che io ho letto nella Bibbia, che hanno iniziato a fare strada nel mio cuore. Ed era la Vergine concepirà, partorirà un figlio al quale verrà posto il nome di Emanuele, è tradotto Dio con noi. Io ancora non sapevo di essere incinta, ma quando ho avuto il primo approccio con la parola di Dio, io subito lì capii che Dio stava parlando al mio cuore perché è entrato un fuoco dentro di me. Ancora nessuno mi aveva parlato di Dio tranne una ragazza cattolica che stava facendo un percorso catecumenale. All'inizio io ho cercato Dio in vari modi e lei mi disse di scaricare un'app della Bibbia e iniziare a leggermi qualche verso, però Dio aveva un proposito diverso per me, ma già aveva iniziato a toccare il mio cuore con quel verso, perché quel verso mi ha portato, subito dopo aver scoperto che appunto ero incinta, mi ha portato a non abortire. E queste parole mi hanno veramente tormentata. Io ancora la frase della traduzione dell'Emmanuel non l'avevo compresa, ma Dio già mi stava anticipando che era con me, quindi avrei poi affrontato l'inferno insieme a lui. Questo lo Spirito Santo me l'ha detto molto dopo. Infatti, mia figlia si chiama Emanuela e ha 2 occhi come il cielo. E con questa gravidanza Dio ha spezzato attraverso l'adorazione e la lode tutti i legami di depressione, di attacchi di panico e di istinti di suicidio. Cioè, lì dove doveva essere una tragedia per me, perché un terzo figlio per me sarebbe stata una tragedia, è stato l'inizio di una grande liberazione. Quindi ancora non c'era la fase del divorzio in tutto questo, era un problema strettamente legato a una tua debolezza del momento, la depressione, questo istinto suicida, era un qualcosa, o ti sentivi Depressione. abbandonata, c'era qualcosa che non andava, che cosa ti portava a questa esasperazione? Allora, diciamo tutto è partito dalla morte della mia migliore amica che si è suicidata. E questo è entrato lì veramente un demone nella mia vita. All'epoca non lo comprendevo, ma io tutti i balconi che vedevo volevo buttarmi giù. Sorretta anche da un matrimonio infelice, quindi non mi sentivo, non ero amata, costantemente tradita, poi sola, perché comunque mi sono trasferita a Napoli, che avevo 18 anni, a 22 ho avuto il mio primo figlio, quindi una bambina che ha iniziato a fare bambini, ero sola, non avevo genitori, perché tutti qua in Sicilia. E quindi lì è iniziato un percorso di solitudine, mi sentivo insoddisfatta, insicura della mia persona, ho iniziato a vedere tutti dei difetti che magari non avevo, e quindi lì è iniziato un percorso molto delicato per la mia vita, perché poi una donna che poi non si è realizzata, ero il riflesso di un uomo. E quindi io ero così piccola, mi aggrappavo a questa figura molto più forte di me a livello di personalità. Ho cercato di inseguire quelli che erano i suoi sogni, e
e quindi non avevo la mia personalità, non avevo la mia identità, c'erano problemi nel matrimonio, un figlio dietro l'altro, un errore dietro l'altro e mi ha portato a questa forte depressione che poi non mi permetteva più né di fare la mamma né di rimanere sola in casa, perché quando io avevo gli attacchi di panico lasciavo pure i miei figli in casa e scappavo incustoditi perché dovevo cercare aiuto, dovevo chiedere aiuto, dovevo stare vicino agli ospedali, non portavo la macchina, non ho portato la macchina per tanti anni, non potevo prendere un aereo, un treno, non potevo fare la spesa da sola. Ad esempio della seconda figlia, essendo che io ero sempre da sola, perché comunque il lavoro del mio ex marito, era sempre fuori, sempre in giro, quindi io rimanevo molto spesso sola. A un certo punto, dopo la seconda figlia, io ho preso proprio una badante, ma una badante per me, perché io non ero più autosufficiente. Avevo paura di stare con i miei figli perché non mi sentivo in grado di accudirli, e quindi li trascuravo perché mentalmente io non stavo bene. E avevo questo dolore forte nel mio cuore che non mi lasciava spazio all'amore, all'amore dei miei figli. E sono andata anche da uno psicologo, ho fatto delle cure di psicanalisi che mi hanno portato a peggiorare il mio stato di salute mentale. Molti veramente non considerano la depressione come una vera malattia. Chi non l'ha vissuta non la può comprendere. Io a volte la paragono peggio ad una grave malattia fisica perché una malattia fisica, magari se trovi la cura adatta, la si può curare, ma quella mentale è un male che ti annienta veramente lentamente, fino a farti completamente passare la voglia di vivere. Perché io avevo un attacco di panico dietro l'altro, io avevo attacchi di panico anche mentre dormivo, attacchi di panico in gravidanza, istinti di suicidio anche in gravidanza, post gravidanza, post partum, veramente. Io ero una donna, una ragazza annientata, non aveva più senso la mia vita, anche perché dare ai miei figli una madre così non era produttivo, non era costruttivo, quindi mi sentivo anche distrutta come mamma. E la depressione può essere curata solo da Dio, perché Dio è colui che ti cura le ferite dell'anima. Non c'è medicina, io conosco tantissime persone che sono ancora oggi, dopo 20-25 anni, malati ancora di depressione, che fanno uso di psicofarmaci e non riescono a smettere perché hanno proprio una dipendenza, si svegliano con lo psicofarmaco e se ne vanno a dormire con quello. Conosco anche figli, purtroppo, di donne e uomini con la depressione, gli attacchi di panico, che sono dei ragazzini mentalmente danneggiati, con disturbi psicologici anche loro, con sensi di insicurezza, di rabbia, di rancore, violenti. E chi può risolvere? Chi può risolvere questa problematica che vive la società? C'è una fortissima percentuale di popolazione che vive di depressione perché sono persone insoddisfatte, insicure, che sono state annientate dal proprio passato. E che non trovano soluzione e strada per come emergere dal proprio passato. E quale migliore cura dell'amore? Purtroppo la società di oggi, ti insegna occhio per occhio, dente per dente, tu mi fai una cosa, io te ne faccio tre. E purtroppo si rimane schiavi della rabbia, del disprezzo, del rancore, e questi sono altri mali che si aggiungono e ti portano poi a isolarti dal mondo, a eliminare completamente la tua personalità, quella che magari avevi quando eri nella fanciullezza e non conoscevi la malizia, il tradimento. E poi arriva la mancanza di perdono, l'odio. Sono tutti dei sentimenti oppure la paura per la malattia, l'ipocondria, cioè tante cose possono provocare la depressione, non soltanto la fine di un matrimonio o avere delle relazioni tossiche, delle relazioni malsane, soprattutto quando le incontri a 17 anni. Magari a 30 anni si ha un'altra mentalità, non si farebbero le stesse scelte, ma
Quando si fanno degli errori da piccoli, purtroppo poi la società adulta ne paga il prezzo e ne pagano il prezzo anche i figli. Io provengo da una mamma depressa, da una nonna depressa, quindi dei legami veramente generazionali che sono stati, gloria a Dio, spezzati. Io già da piccola avevo delle forti insicurezze dovute a tante scene familiari che vivevo, cosa che Dio non ha permesso nella vita dei miei figli. Potevo essere una mamma veramente molto arrabbiata e vendicativa, ma non ho mai usato i miei figli come arma. E perché il momento in cui è entrato Gesù nella mia vita ha fatto conoscere il suo amore, mi ha mostrato il suo amore puro. Da lì ho compreso quanto io ero piccola, peccatrice, piena di difetti e tanto bisogno di amore e di sentirmi, di avere un'identità, di sentirmi parte, di una famiglia, di sentire proprio quella paternità che magari per certi versi mi è mancata. E è stato lì, conoscendo quell'amore che ti annienta nel senso positivo, che ti mette in ginocchio e ti stravolge la vita, lì inizia la vera cura, quella che è sana. E non fa tornare più indietro. Io posso dire che ad oggi sono 8 anni quasi che sono guarita dalla depressione, dagli attacchi di panico. Oggi posso dire che con Dio, con la sua guida, con la sua parola, io mi sto crescendo i miei figli, che tutti e tre frequentano la chiesa e conoscono, stanno conoscendo Dio. Dove vivono in una casa benedetta, perché io ho avuto tanti problemi spirituali. Poi Dio mi ha dato dei talenti. E quindi questa è la mia prima casa, piccola, modesta, anche un po' diroccata, però grandemente benedetta, perché è entrato Gesù nella mia casa e nella vita dei miei figli. I miei figli sono dei tre bambini sereni, gioiosi e felici, sensibili, tutti e tre, e non hanno avvertito completamente tutto la catastrofe che si è creata dalla separazione ad oggi, perché Dio mi insegna a relazionarmi con Lui. Su ogni cosa, su ogni fronte, anche prima di parlare con loro, prima di prendere una scelta. E io ho vinto, io con Dio ho vinto, io vinco tutti i giorni. E se oggi ho una vita sana, porto i miei figli a scuola, uso la macchina, viaggio da sola con loro, me li cresco da sola perché il papà vive lontano. Non voglio entrare in merito a niente, però fondamentalmente i miei figli me li cresco da sola e sono il pilastro di casa, quello che ieri non mi sarei mai immaginata di poter essere. Ero così fragile, così debole ed ero anche egoista. Vivevo soltanto, cioè gioivo se andava bene la relazione, odiavo tutto se non andava bene, tutto nella dipendenza di un'altra persona. Avevo proprio un'idolatria verso quest'altra persona. E quindi quando poi ho tolto dal trono del mio cuore questa persona e ho messo Dio, lì ho iniziato anche ad amare me stessa per la prima volta, a vedermi bella, a prendermi cura di me, a comprendere che anche a me Dio mi ha dato dei doni, dei talenti e ad oggi posso dire che mi sento una ragazzina di 20 anni nel corpo di una 36enne con 3 figli che però ha ripreso la sua vita, i suoi sogni, le sue ambizioni con Dio e quindi posso dire di aver vinto e sono certa che vincerò fino alla fine insieme a lui. Quindi il Signore ti ha aiutata ad uscire dalla depressione, ti ha aiutata Esatto. a gestire la separazione,
ti sta aiutando a ricostruire la tua vita, perché la nostra vita è sempre in costruzione, no? Finché saremo su questa terra abbiamo ancora da costruire. Quindi il nostro Dio non ci lascia mai, come Egli ci ha promesso, sarò con te ogni giorno della tua vita, fino a che Egli non tornerà per ognuno di noi. E noi siamo convinti che il Signore è accanto a te, ma è accanto anche a tutti quelli che stanno seguendo. E vorrei dire, a proposito della depressione, che se c'è qualcuno che ti sta seguendo e si sente particolarmente depresso, non ti sentire, non ti isolare. Se questo è un consiglio che possiamo dare, vero Luana? È importante non Assolutamente. isolarsi mai. Circondati di persone che possono avere per te delle parole di consolazione, di parole buone. Magari apriti con qualcuno, anche se sei abbastanza selettivo, non importa, non è che devi raccontare la tua storia a tutti quelli che passano per la tua strada, però apriti con qualcuno che sicuramente ama Gesù e quella persona che ama Gesù può darti dei buoni consigli. Isolarsi non è mai buono perché ci rende ancora più vulnerabili. Abbiamo bisogno, noi siamo un corpo, siamo delle membra di un corpo, abbiamo bisogno proprio perché siamo membra di essere connessi con le altre membra. E sicuramente Luana ci può testimoniare quanto è stato importante, quanto è stato efficace, non soltanto l'incontro con Cristo, ma l'incontro con il corpo di Cristo su questa terra. Se c'è una Sì, la cosa che Chiesa. voglio dire, che voglio sensibilizzare Luana, tutti quelli che hanno a che fare con delle persone che hanno delle forme di depressione lieve o importanti che siano, non giudicatele mai. Cercate sempre di calarvi nei panni, nella situazione che sta quella persona. O se non riuscite a calarvi nei panni di quella situazione, almeno abbiate la saggezza di ascoltare senza dire parola. Perché a volte quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo le parole sbagliate. Quindi facciamoci proprio spinti dallo Spirito Santo. Parliamo quando dobbiamo parlare, anche se sono poche parole dette al tempo giusto, portano guarigione. Invece le parole dette al tempo sbagliato portano ferite su ferite. E noi vogliamo, con l'aiuto di Dio, essere più sensibili possibile con le persone, considerando, come diceva Luana, che la depressione comunque è una malattia che logora letteralmente le persone. Se c'è una cosa tremenda di questa malattia è l'incomprensione di chi ti circonda. Quando una persona che già soffre profondamente si sente anche incompreso e addirittura giudicato perché passa per folle, per capricciosa e non c'è cosa peggiore per quella persona che sta immersa nella depressione, vero? Chissà quante volte ti sei sentita additata come una capricciosa, un'immatura. Raccontaci, ti prego, così magari sensibilizziamo chi sta seguendo. Prego. Io voglio sensibilizzare più che altro le famiglie delle persone che stanno affrontando questa malattia, perché io la chiamo tale. Non lasciateli da soli, cioè abbiate veramente pietà, tanta pazienza e non lasciateli da soli. Io mi ricordo che molto spesso, magari la mia famiglia lo faceva l'ignoranza, tra virgolette, per incoraggiarmi, ma dicevano: devi affrontarlo da sola perché se stiamo tutto il tempo dietro a te, tu così non te ne esci più. Quindi io, ad esempio, avevo paura a stare sola a casa, loro mi lasciavano da sola a casa e io lì combattevo da sola con i miei mostri. E purtroppo la mia famiglia non era convertita, oggi il Signore sta entrando anche nelle loro case. Ha toccato il cuore di mia madre, e di mia cognata, di mia sorella. Ancora non hanno fatto un'esperienza più, mia madre sta facendo un'esperienza con Dio. E gli altri, anche se so che prima o poi Dio toccherà i cuori di tutta la mia famiglia, però soprattutto per le persone, per le ragazze, i ragazzi, gli uomini, i bambini che hanno problemi di depressione, perché anche i bambini purtroppo hanno problemi di depressione, avvicinarsi al corpo di Cristo è fondamentale. A me la Chiesa mi ha aiutato tanto perché la mia famiglia ovviamente utilizzava strumenti umani, invece il corpo di Cristo si faceva guidare dallo Spirito Santo. E Dio poi mi affiancava persone che avevano vissuto quello che ho vissuto io e quindi mi sentivo compresa e soprattutto mi incoraggiava il fatto di vederli guariti e senza farmaci. Quindi il corpo di Cristo è fondamentale perché
hanno quel cuore per Dio, che hanno quella pazienza di ascoltare, di correre nel momento opportuno. Io non posso dimenticarmi in modo veramente soprannaturale come Dio mi ha portato nella sua casa. Io, ad esempio, non portavo la macchina e non l'ho portata per tanti anni perché quando provavo a portare la macchina mi venivano gli attacchi di panico, io perdevo la sensibilità nelle mani e nei piedi. Quindi una volta stavo facendo un incidente con mio figlio in macchina e da lì ho compreso che non potevo più portare la macchina. E allora, quando poi mi sono avvicinata a Dio e questo fratello di Napoli ha contattato la moglie del mio pastore che aveva fatto l'università ad Aversa di teologia, la moglie del mio pastore che aveva tuttora un gruppo di donne di preghiera, raccontò la mia storia e chiese a queste donne di pregare per la mia vita affinché Dio creasse le circostanze per potermi portare in chiesa, perché io avevo bambini troppo piccoli, non guidavo, e quindi mentre hanno iniziato a pregare e parlando e rincontrandosi, alla fine si è scoperto che una sorella, una sentinella di quel gruppo, abita tuttora proprio accanto a casa mia. E quindi io il primo anno che mi sono approcciata alla chiesa, alla casa di Dio, mi prendeva lei, mi riaccompagnava lei in chiesa e da lì, piano piano, poi ho preso la mia autonomia. Ma Dio è stato così gentile e delicato di avermi accompagnato, ha fatto in modo di accompagnarmi in questo percorso dolcemente, creando veramente ogni connessione, perché su tutta Catania ho preso la casa giusto giusto accanto a una sua figlia, che poi era un componente di quella chiesa dove Dio mi aveva chiamata. Infatti, quando io sono arrivata in chiesa, all'inizio avevo i miei genitori contro, dicevo, soprattutto mio padre, diceva: ma questa entra ora in una setta, mia figlia con questo matrimonio che ha perso, si è bevuto il cervello. E quando io sono arrivata in chiesa, ho detto: io sono a casa, io finalmente sono a casa. Subito, immediatamente mi sono sentita a casa, ho compreso che lì era il mio posto. E da lì è iniziato tutto un percorso prima di smantellamento e poi di ricostruzione. Tra l'altro, dopo un anno di tempo, mia madre mi confessò che quando io ero bambina, mia madre mi portava dalle cartomanti perché quando sono nata piangevo sempre. Una volta un'anziana, quindi una vicina di casa, le disse che mi avevano fatto il malocchio, perciò mia madre ha iniziato tutto un percorso con le chiromanti e quindi spendeva dei soldi, mi mettevano dei cuoricini di pezza con le spillette per cercare di mandare via il malocchio, quindi immaginatevi che tipo di situazione. Quando poi mia madre si trasferì in una casa dove di fronte al cortiletto abitava una figlia di Dio. E semplici saluti nel condominio, buongiorno, buonasera. Un giorno questa donna le chiese: perché sta bambina piange sempre? Mia madre, non lo so, proprio è nata così, che rifiuta la vita. L'ho portata da qualsiasi medico specialista, mia figlia non ha niente. E lei disse: posso pregare per lei? E lei venne con un pastore che poi io ho incontrato dopo 30 anni, e sempre attraverso la moglie del mio pastore, ha pregato per me, per la mia vita, perché io la notte avevo disturbi nel sonno, parlavo delle lingue strane. E quando questo pastore pregò per me, mia madre iniziò ad avere problemi spirituali in quella casa. Cioè lei poi mi ha raccontato che io già avevo 29 anni, queste cose io non le avevo mai sapute, che le serrande salivano e scendevano dalla casa dove noi abitavamo. Mia madre, era la sua prima casa che aveva acquistato, l'ha cambiata perché succedevano delle cose di notte. E quindi mia madre si è spaventata
e non ha più voluto avere a che fare con i cristiani, perché diceva che da quando questo pastore aveva pregato a casa mia si sono manifestate tutte queste entità. Questa cosa mia madre non me l'aveva mai raccontata. Me la raccontò dopo quando mi disse: io per tanti anni ho provato a tenerti lontana da Dio, ma lui ti ha trovata lo stesso. No. Mi viene ovviamente in automatico di farti una domanda. Da quando il pastore ha pregato per te, hai più avuto disturbi da bambina? Allora, in realtà io ho continuato ad avere disturbi perché io vedevo la gente morta quando avevo 5 anni. Io proprio avevo disturbi nel sonno, mi svegliavo e vedevo queste immagini che mi terrorizzavano e che mi facevano dormire con i miei genitori. Però poi crescendo, cambiando casa, che poi alla fine si è scoperto che in questa casa, dopo un paio di anni che i miei genitori hanno venduto la casa, sui giornali è uscito, perché quando poi hanno venduto la casa e hanno iniziato i lavori, hanno trovato un uomo murato nella camera da letto dei miei genitori. Non so come chiamarlo, forse io avvertivo qualcosa, non lo so, questa casa ovviamente era demonizzata, era piena di spiriti, non lo so, però fatto sta che poi quando io sono uscita fuori da quella casa, io non ho più avuto disturbi nel sonno. Poi è stata una cosa che io non ho dimenticato, perché a 5 anni te le ricordi certe cose. Non ho dimenticato, però non sono più tornate queste cose qua. Facciamo attenzione, colgo l'occasione, Luana, per dire a chi ci sta seguendo che forse ancora non conosce le scritture, ancora non conosce qual è la volontà di Dio, ancora non sa che per esempio consultare cartomanti, maghi è peccato, è abominio davanti a Dio. Non esiste qualcuno che evoca gli spiriti che cacci via gli spiriti. Sia chiaro, un Esatto. regno diviso non sussiste, il diavolo non va contro se stesso. Quindi, se c'è qualcuno che pensa di andare a risolvere il suo problema spirituale consultando maghi, fattucchiere, carte e così via, sta facendo un errore molto grande perché in realtà tu stai continuando ad aprire le porte a questo mondo spirituale tenebroso. Non lo fare. E sicuramente qualcuno si starà chiedendo, allora perché non ha funzionato la preghiera del pastore? La preghiera del pastore non è che non ha funzionato, dobbiamo sempre ricordarci che noi dobbiamo volere le cose, il Signore è sempre pronto ad entrare nelle nostre vite per avere una relazione intima con noi. Nel momento in cui noi riceviamo la parola di Dio, riceviamo l'invito ad avere una comunione con Cristo Gesù, ci deve essere, oltre all'invito, l'accettazione da parte nostra. Se noi non accogliamo quell'invito, allora il Signore Gesù non può entrare a far parte della nostra vita. Luana, quando ha raccontato la sua testimonianza, ha detto: ho rimosso dal trono del mio cuore il mio ex marito e ho messo Gesù. E da quando ho messo Gesù la mia vita è cambiata da così a così. Quindi è lei che ha fatto la scelta, è lei che ha fatto una sostituzione di persona. Gesù si è sostituito a noi sulla croce e noi dobbiamo sostituirlo anche noi nel nostro cuore. Come Gesù per amore è andato in croce per noi, quindi si è sostituito a noi, noi per amore dobbiamo sostituire quello che prima era il nostro idolo con Cristo nella nostra vita. E nel momento in cui tu lasci entrare Cristo nella tua vita, allora tu gli stai dando l'accesso, la possibilità di cambiarti realmente. Però c'è anche un'altra cosa, Luana ci sta parlando di una trasformazione che è avvenuta non nell'immediato, ma che è avvenuta nel tempo, giusto Luana? Quindi è un processo di lavorazione che Dio ha fatto nel cuore di Luana, non è stato dalla sera alla mattina. Il Signore l'ha conquistato con delicatezza il suo cuore e ha parlato al suo cuore man mano, man mano, man mano si è rivelato alla sua vita, in base a come lei si apriva con il Signore. Quindi, se tu pensi di aver bisogno oggi del soccorso immediato di Dio, apri tutto il tuo cuore a Lui. Rinuncia al male. Fallo ad alta voce, confessa ad alta voce che tu stai rinunciando al male. Non hai bisogno che qualcuno venga a casa tua per pregare. Tu stessa in questo momento
Puoi rinunciare al male e puoi invocare il sacrificio di Gesù, puoi appellarti a quel sacrificio. Puoi dire: Signore, come sei entrato nella vita di Luana e trasformato la sua vita, fallo anche nella mia. E se tu stai soffrendo di depressione, di qualsiasi malattia mentale, sappi che il nemico porta addirittura alla pazzia. Tu forse pensi di essere pazza, però in realtà non sei pazza. Il diavolo vuole farti credere che sei pazza, ma non lo sei. Perché è Lui che ci porta alla follia quando siamo lontani dal Signore. Lascia che Cristo entri nella tua vita e non ascoltare la voce del nemico che probabilmente si usa delle persone accanto a te. Chissà quante volte, Luana non l'ha raccontato, ma lo immagino, chissà quante volte suo ex marito avrà detto: Tu sei una pazza. Luana, non lo so se forse qualche volta te l'ha detto, tu sei una pazza, tu sei impazzita. Il nemico fa così, usa le persone più vicine a noi per farci sentire inadeguate, per farci sentire fuori posto, vero Luana? Per abbassare ancora di più la nostra autostima. Ma il Signore viene, che cosa fa? Ti rialza il capo. Quindi tu lo devi volere, se lasci che il Signore entri nella tua vita, Egli ti rialza il capo. Lei ha detto una cosa bellissima: questa casa è una casa modesta, ma regna Gesù, e quando regna Gesù abbiamo tutto. Prego Luana, che stavi dicendo? Prego. Ci tenevo a dire due cose importanti. La preghiera del pastore non è che non ha funzionato, perché in quel momento era mia madre che aveva, era mia madre che doveva scegliere per la sua vita e per la mia, perché noi genitori siamo responsabili anche della vita spirituale dei nostri figli, perché le scelte di una madre, le benedizioni come le maledizioni che provengono dalla bocca di una madre, hanno un potere legale nel cielo. E mia madre non è che ha smesso di andare dalle cartomanti dopo la preghiera, ha continuato per quella strada. E quindi lei ha fatto una scelta. Ma Dio aveva un proposito per la mia vita e dopo per quella di mia madre, perché adesso mia madre si sta convertendo a Cristo tramite la mia di testimonianza. Quindi questo punto primo. Punto secondo, a me Gesù non me l'ha presentato nessuno, cioè è vero che questo fratello mi mandava i versi biblici, ma il mio cuore era chiuso perché io credevo in un Dio come purtroppo credono la maggior parte delle persone che non hanno fatto un'esperienza reale con un Dio vivente. Quindi Dio è lì e in cielo si fa gli affari soltanto quelli più importanti, quindi la fame nel mondo, le persone stuprate, malate di cancro, quindi cosa gliene importa a Dio? Cioè Dio con tante persone che hanno problemi più gravi, perché purtroppo noi tendiamo anche a sminuire i nostri problemi, va a pensare a me, va a guardare me, perché non abbiamo un'immagine distorta di Dio, perché non lo abbiamo realizzato come un Dio vivente. E quindi questo Dio vivente si è presentato a me. A 28 anni, una ragazza che ti cambia completamente il cervello deve fare un impatto forte con Dio. Io mi ricordo che quando ho iniziato a leggere la Bibbia tramite questa ragazza che mi ha detto di scaricare questa applicazione, io ancora non parlavo con questo fratello che mi mandava i versi biblici. E ho iniziato a parlarci quando il mio ex marito se n'è andato di casa. Quella stessa mattina io mi sono ritrovata a letto con tutti e tre i miei bambini, quindi uno nella stanzetta, una nel lettone e una nella culla. E io mi sono rimessa sotto le coperte e ho detto: Allora, Dio, se tu esisti, quindi è tutto un piano che tu stai permettendo per entrare nella mia vita, o ti manifesti adesso. Io veramente la faccio finita, perché io come faccio con tre figli da sola? Come faccio a crescermeli? Cioè, se tu sei quello che veramente mi ha iniziato a togliere gli attacchi di panico, gli istinti di suicidio, ancora la macchina non la portavo. Poi questo è un percorso che il Signore ha fatto lentamente con me, però con l'adorazione, perché io quando ero in gravidanza della mia piccolina, io ho iniziato a cercare un po' di musica cristiana. E quindi vedevo che quando cantavo le lodi al Signore, per questo poi ho deciso anche di servire la Chiesa con la lode e l'adorazione, a me gli attacchi di panico passavano, andavano via e sentivo un amore dentro, un'unione
un senso di pacatezza, di pace, che io dicevo, ma da dove proviene? Quindi già io lì iniziavo ad avere una relazione con lo Spirito Santo, però ancora non comprendevo chi era lo Spirito Santo da cattolica, tra virgolette, non praticante. Quella mattina lì, che io mi sono rimessa a letto, e ho fatto questa preghiera, ho guardato il tetto e ho fatto questa preghiera, ho detto, Dio, ma se tu veramente ci sei, tu adesso devi fare qualcosa, perché io questa cosa non la supererò. Ebbene, ognuno di noi che conosce Dio, che inizia a conoscere Dio, ha timore di Dio. Chi ha una relazione con Dio ha anche un sano timore del Signore. E quindi quando tu testimoni quello che Dio ha fatto nella tua vita, devi dare anche un peso a quello che dici, perché noi possiamo prendere in giro gli esseri umani, ma di Dio non si ci può beffare. Dio conosce fino alla profondità, alle radici di un cuore tuo che nemmeno tu conosci. Io posso testimoniare davanti a Dio che in quel momento lì io mi sono completamente materializzata nella strada di casa mia, qua fuori c'è una finestra, dove di fronte c'è casa di mia madre. Perché un'altra cosa miracolosa che Dio ha fatto è che quando io sono venuta a Napoli, scusate, sono venuta a Catania, ho scoperto a Catania di essere incinta e da Catania non mi sono più mossa, perché mia madre e anche il mio ex marito mi hanno detto, ma dove devi andare a Napoli da sola, di nuovo incinta, con due bambini, i tuoi problemi, eccetera, eccetera. Io ho cercato una casa e in quel preciso periodo si è liberata questa casa dove vivo adesso, di fronte ai miei genitori, e i primi tempi che io ancora avevo problemi, attacchi di panico, eccetera, io avevo a due passi i miei genitori. Che veramente fanno due passi precisi e sono nel mio portone. Quindi vedete Dio come si prende cura nei dettagli. E anche mia madre scappava anche col pigiama di notte quando a me venivano gli attacchi di panico ed ero incinta, avevo i bambini piccoli. Quindi quella mattina lì io mi sono ritrovata in strada e attorno a me fluttuavano anime. Tipo, cioè, avete presente il film Ghost? Non so se l'avete visto, ma penso sì, perché è un film famosissimo, dove il cattivo viene preso da queste anime nere. Ed erano proprio così, erano manifestate così e fluttuavano attorno a me e mi spaventavano, mi terrorizzavano. Allora io ho iniziato a correre per questa strada, volendo entrare nella casa dei miei genitori. Ho aperto il cancello, sono entrata e di fronte a me, nel cielo, iniziarono a cadere delle saette, proprio delle saette che iniziavano a distruggere una per una queste anime negative. E mentre le trapassavano e le distruggevano, arrivavano pure sull'asfalto, a rompere pure l'asfalto. Io, vista, ho fatto dietro front e sono scappata perché pensavo, avevo paura che colpissero anche me. Ma un bagliore di luce fortissima, accecante, mi ha fermata e mi ha illuminata l'asfalto dove a terra c'era una fede, proprio quelle che si usano nel matrimonio tra due coniugi. Era proprio forma di anello, una fede d'oro luccicante, enorme, tipo così, così. E io in questa visione, non lo so come chiamarla, ho preso questa fede tra le mani, l'ho guardata e mi sono ritrovata sul mio letto. È stato da lì che è cambiata la mia vita, da lì che ho iniziato a capire che era successo qualcosa di soprannaturale ed è stato lì che ho contattato questo fratello. L'ho risposto, gli ho raccontato l'esperienza che avevo vissuto, lui mi ha parlato di Gesù e mi ha messo in contatto con questa madre spirituale, perché così poi è stata nel mio percorso, e mi ha portato a casa. Che bello, che bella esperienza. Signore, ti ha mostrato quello che accadeva nello spirituale, perché sono convinta che queste cose accadono ogni volta che c'è qualcuno che si arrende a Cristo e che chiede l'intervento del Signore.
come tu hai chiesto l'intervento del Signore, ecco che si è attivato anche il male per cercare di bloccare, no? Il tuo incontro con Cristo. Quindi questa cosa, penso, sono convinta che Dio te l'abbia mostrata per renderti ancora più forte e più consapevole di quello che stava accadendo nello spirituale. Ma ognuno di noi, anche tu che ora stai facendo una lotta con te stessa per accettare questo messaggio, forse nello spirituale sta accadendo qualcosa che tu non vedi. Però questa visione che ha avuto Luana deve incoraggiare anche te, perché è vero che c'è il male che cerca di colpirci, di bloccarci, di impaurirci, ma è anche vero che c'è una luce potente che sconfigge il male, la luce che vince sulle tenebre. E tu non ti devi impaurire se accade qualcosa dentro di te che può portare anche un po' di scombussolamento, perché è normale. La cosa che tu devi fare è quella di rimanere ferma nei tuoi sentimenti, nel momento in cui tu hai chiesto aiuto e intervento al tuo Dio, nel momento in cui hai invocato Cristo Gesù come tuo personale salvatore, rimani fermo in quei sentimenti. È una battaglia che dura poco e non la devi nemmeno combattere tu, è Dio che la combatte per te. Luana c'è, è la testimone, può dire, la sua testimonianza è proprio questa: lei ha semplicemente accettato, ha visto quella lotta, ha visto quello bagliore, ha visto la distruzione di quelle entità che la volevano disturbare, ma ne è uscita vincitrice, e oggi abbiamo scoperto anche che uno dei talenti è la lode. Quindi questa donna, nonostante il cuore ferito, spezzato, polverizzato, come lei ha detto in un altro momento, però possiamo dire che da questo cuore è nato un sacrificio di lode, una lode che parte da un cuore anche se è afflitto, anche se è stato ferito, però una lode che parte comunque, e attraverso la lode c'è la liberazione e c'è la guarigione. E vorrei tanto, Luana, che tu ci parlassi ora del lato bello del servizio, che è quello della lode, dell'adorazione, visto che noi sappiamo che tu sei un'adoratrice, una cantante. Parlaci di questo meraviglioso talento che Dio ha messo nella tua vita, che non soltanto sta aiutando te, perché come ti ha aiutato all'inizio ti sta ancora aiutando, ma come aiuta anche gli altri, che benefici trovi nel lodare il Signore attraverso la tua voce. Prego. Ma diciamo che nella lode, dove io lì mi esprimo in maniera ancora più profonda con Dio, riesco ad avere un'intimità unica con Lui. Si dice che chi canta e loda il Signore prega due volte. In realtà è quello che mi capita a me, perché io sono una mente troppo pensante. A volte, come penso qualsiasi cristiano, e magari ci mettiamo in preghiera, e andiamo in questa famosa cameretta che può essere questa è la mia camera di combattimento, ovviamente. Però cioè, il mio combattimento lo faccio anche in macchina, lo faccio mentre faccio la spesa, mentre cucino. La cameretta sta qua dentro, sta dentro il tuo cuore. E quando tu incontri Dio, capita che la tua mente ancora è bersagliata dai fattori esterni. Ma quando inizi a lodare il Signore, la tua mente si annulla, cioè tutto quello che hai lasciato dietro l'incontro, l'intimità con Dio, lo annulli, perché la lode è un atto di ringraziamento, di devozione. Cantando a Lui, lodandolo, tu innalzi il tuo Dio, il tuo Salvatore, colui che ti ha liberato ed è morto per salvare te. E quindi fai questo atto di devozione, ma nel frattempo tu anche racconti e ricordi a te stessa, a lui, a chi ti ascolta, quello che Dio ha fatto per la propria vita. E io questo lo vivo, siccome nella lode e nell'adorazione c'è veramente una grande potenza. Non è soltanto la manifestazione che si vede fare in chiesa, no? Magari chi ci vede dal di fuori ci reputa tanti sfrenati, che forse anche un po' a volte esibizionisti, lasciatemi passare il termine, che saltellano a destra e a sinistra. Io, ad esempio, da cattolica non ero abituata a pregare come prego adesso, no? Io quando inizia l'adorazione, siamo sul pulpito, iniziamo a saltellare perché è così tanto una gioia nel lodarlo che tu veramente è come se torni ad essere bambina e canti, e mentre canti lo adori, lo innalzi, lo ringrazi e lo preghi. E
E quindi io dico, perché non dobbiamo scandalizzarci di uomini e donne che allo stadio fanno i pazzi per un derby calcistico? Perché dobbiamo scandalizzarci quando vediamo un gruppo di uomini e donne grati a Dio che li ha liberati e lodare e cantare con gioia per l'amore che riceviamo? Quindi la lode, nella lode c'è potenza. Io nella lode sono stata liberata. Io nella lode sono stata liberata dagli attacchi di panico. E quindi io invito le persone ad ascoltare brani musicali che sono stati unti e guidati dallo Spirito Santo e realizzati proprio per spezzare legami. Perché Dio sa come deve lavorare al tuo cuore. È come un genitore, io ho 3 figli, li amo allo stesso modo, in una bilancia non c'è uno che pesa di più o di meno. Marianna me lo può confermare, perché anche lei è mamma di 3 bambini, di 3 ragazzi, però con un figlio ci vai in un modo, con un altro ci vai in un altro modo, perché li conosci così nel dettaglio, che sai che magari una parola o un atteggiamento ad uno fa effetto, all'altro no. Quindi Dio si può servire della qualsiasi cosa per entrare nella tua vita, fasciare le tue ferite, spezzare i legami che ci sono nel tuo cuore. Uno può essere la lode, la preghiera, la parola, anche un cartellone pubblicitario può Dio utilizzare per farti arrendere a lui. E da lì è nato appunto il desiderio di adorarlo. Ho fatto dei brani musicali, sto preparando un disco cristiano, ho fatto delle collaborazioni con alcuni adoratori. Mio padre ha dato a disposizione la sua sala discografica, perché mio padre è un discografico, per poter incidere e registrare. Lo ha fatto con i miei lavori, l'ha fatto anche con i lavori di altri fratelli e sorelle. E mi ricordo che Dio un giorno mi parlò con la parabola dei talenti. Io volevo, dopo il cambiamento della mia vita, volevo tenermi questa esperienza, questa nuova vita tutta per me, ma Dio mi disse: adesso tu racconterai quello che io ho fatto e sto facendo nella tua vita. E quindi ho iniziato ad utilizzare i social come mezzi evangelistici. Ad esempio, no? Io prima, ero poco seguita. Per un tempo, dopo la separazione, c'è stata un caos mediatico. Quindi della mia separazione ne ha parlato tutta Italia e oltre. E quindi, quando tu ti separi per tanti motivi, lo sa il macellaio, lo sa il vicino, lo sanno la tua famiglia, i tuoi amici più stretti, va bene, è una cosa tua intima che vorresti tenere per te, il tuo dolore, il tuo imbarazzo, la tua mancanza di dignità, perché io ho perso anche quella. Ma quando lo sa tutta l'Italia, la cosa diventa molto più pesante. Allora, in quel tempo Dio mi disse: chiudi tutti i social. Io per 2 anni sono sparita dai social. Quei 2 anni sono stati 2 anni di ricostruzione, prima di smantellamento, come dissi, e poi di ricostruzione. E poi lì Dio mi disse: adesso tu li apri e parlerai di me, di quello che io ho fatto. Infatti da 10.000 followers oggi ho 71.000 followers su Instagram e più di 100.000 su Facebook, e questo grazie al mio cambiamento in Cristo. Quindi utilizzo i miei social per diffondere la parola con dei messaggi, con delle riflessioni, con dei post preimpostati, e facendo delle dirette con altri pastori. Dio mi ha portato in svariate chiese della Sicilia, d'Italia, di Napoli soprattutto. E non avete idea di quante persone mi scrivono sui social, dove mi raccontano quello che passano, vivono e si rispecchiano in quella che è la mia vita. Ed oggi no, per innalzare me, perché noi sappiamo che nel momento in cui ci innalziamo è Dio che abbassiamo, e questo ogni cristiano non deve permetterlo. Però se ne parlo perché
importante anche far sapere i risultati alle persone di un'accettazione verso Cristo. Ma ci sono tante persone che oggi mi dicono grazie a un tuo post, grazie alla tua testimonianza, io oggi ho accettato Gesù nella mia vita, io vado in chiesa, è cambiata la mia vita. Tante persone lo possono testimoniare. E quindi da quella ragazza che era una ragazza senza personalità, senza dignità, senza voglia di vivere, che viveva nel riflesso di un'altra persona, Dio ha fatto veramente una cosa nuova nel mio cuore, nella mia vita, e mi ha utilizzato e mi sta utilizzando ancora per essere un canale, e io sono onorata. La vita non è tutta rose e fiori, non si debba, non, cioè, pensare che con Dio è tutta la vita facile, non è così. Però di diverso c'è che noi non siamo esenti dalle battaglie, dai conflitti e dalle cose esterne del mondo, ma combatterli con Dio cambia completamente la prospettiva e il risultato della vita di ogni essere umano che decide di camminare con Cristo. Gloria a Dio, non c'è che dire, perché anche nelle cose che a volte noi sottovalutiamo, come quella della pressione mediatica, tu sei stata in grado di gestirla perché il Signore ti ha dato proprio l'input, chiudi per 2 anni, rilassati un attimo, lascia che io ti ricostruisca. Quindi il Signore non ci lascia mai allo sbaraglio, mai. Anche nelle faccende che noi pensiamo che possiamo risolvere da soli, cioè in realtà di chi stiamo parlando, qualcuno può dire, di un account Facebook, di un account Instagram, il Signore anche in quello ci dà delle indicazioni e poi al momento opportuno ci dà nuove indicazioni, un nuovo ordine, quindi vai ora e racconta l'opera che Dio ha fatto per te, vai ora e traffica il talento che Dio ha messo in te, vai ora e semina speranza in altre donne che forse speranza non ne hanno, vai ora e dimostra al mondo che Luana di prima non c'è più, è una nuova creatura in Cristo e che ora lei sì che può dire sono una donna realizzata, perché ora so qual è lo scopo della mia vita. Dio ha preso il dolore per trasformarlo in gioia, Dio ha preso quella che è stata una cattiva esperienza per rendermi una persona capace di dare dei buoni consigli quando si trova davanti delle persone che stanno affrontando le sue stesse difficoltà, quelle difficoltà che forse quasi quasi la stavano uccidendo, ma Dio è stato così potente da rialzarla, da restituire la dignità che il nemico gli aveva strappato via, perché lei e anche io e anche tu siamo figli di un grande re e da figli di re abbiamo una grande dignità. E chi di noi può dire che essendo figlio di re non è dignitoso? Dio vuole fare di te una persona dignitosa, quindi se il male ti sta facendo vergognare, se vuole accusarti, se vuole far sentire l'ultimo, se vuole farti sentire lo scarto, non lo ascoltare, perché Gesù ha pagato a caro prezzo la mia vita e la tua vita. Quindi per versare tutto il suo sangue, che è così prezioso per la nostra vita, vuol dire che nostra vita ai suoi occhi ha un grande valore. Amati di più. Se tu ti guardi attraverso gli occhi di Gesù, riuscirai ad amarti di più. Mi è piaciuto prima, Luana, quando dicevi ho iniziato ad amarmi da quando è entrato Gesù nella mia vita, perché in realtà, quando noi ci guardiamo con gli occhi di Cristo, riusciamo anche ad apprezzarci di più, ad amarci di più e a scorgere dentro di noi quali sono quei talenti che Dio ha messo sempre per la sua gloria. Io ti ringrazio per la tua testimonianza di oggi. Sei stata veramente un raggio di sole. Una giovane donna che ha seminato tanta speranza oggi. Ti ringrazio per come hai raccontato la tua storia, anche in momenti delicati, però sono sicura che Dio ti ha usata, come l'ha fatto fino ad ora, per parlare al cuore di qualcuno che ci sta seguendo. Anche qualche uomo, perché ci sono tanti uomini anche che si trovano in delle situazioni disastrose e non si sentono compresi, aggravati dal fatto che sono uomini, perché tante volte siamo più propensi a comprendere una donna che un uomo. Quindi voglio essere anche un po' anche bene. Dio ti benedica. Se vuoi salutare, se vuoi lasciare un ultimo messaggio, ti lascio qualche minuto e poi chiudiamo la trasmissione. Abbiamo consumato tutto il nostro tempo speso bene. Prego. Che dire, Dio è il nostro uomo, il nostro marito, il nostro amico, il nostro difensore, il nostro avvocato. Noi possiamo fare di Dio tutto quello di cui abbiamo bisogno. E iniziate a vedere Dio come l'essenza dell'amore, non
come un Dio che vi evidenzia i vostri difetti, ma come un padre che accoglie il figlio così com'è e l'uomo è fallace. Pensate a Dio che è l'amore perfetto, quanto lui invece possa accogliervi nella vostra totale fragilità e mancanze. Dio è sempre lì, come la parabola del figlio prodigo, ad aspettarvi nell'uscio della porta di casa per abbracciarvi, senza rinfacciarvi nulla, senza dire una parola, senza rabbia, è sempre lì, a braccia aperte, che aspetta ogni volta che voi ritorniate a lui. Quindi io questo mi auguro che tutti quanti possano vedere questo vero Dio, perché purtroppo molte persone si allontanano perché non si sentono degne. Noi non saremmo mai degni davanti a Lui, ma Lui ci ha amato comunque, malgrado sapendo che non lo meritavamo e non lo meritiamo. Lui ci ama perché ci ama, non c'è un perché. Ci ama e ci vuole salvare e ci vuole far capire qual è lo scopo della nostra vita su questa terra, per preparare il nostro cuore a quello che sarà l'eternità insieme a Lui. Dio vi benedica. Bene, grazie Luana. E con questo appello, con l'appello di Luana, noi insieme vi salutiamo e vi invitiamo alla prossima, il prossimo appuntamento di Donne di Fede, che è sempre lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14. E ci vediamo alla prossima diretta. Grazie Luana, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima diretta.